Oggi vi racconto la storia di un grande marchio italiano che fino a pochi anni fa ha dato la possibilità a tutti gli italiani di comprare in questi negozi, in questi grandi magazzini. Allora, la storia inizia nel 1931, quando Franco Monzino, insieme ad altri membri della sua famiglia, tra i quali il fratello e la sorella, che decise di creare questa azienda. Ma Franco era il direttore dell'UPIM. Molti di voi allora adesso avranno già capito di quale azienda sto parlando. Vado veloce perché nel 1931 il nome iniziale che era stato dato all'azienda, a questi grandi magazzini italiani, era Standard. Ma nel 1938, durante una parata, Benito Mussolini era passato davanti a questa insegna e non tollerava i termini inglesi, e allora è stato rinominato in Standard.